Pirandello, Gigi per gli amici. Che lei è un suo amico, immagino. Che diciamo che Gigi abbiamo fatto le elementari assieme. Interessante, che bello. Bene, alla maniera di Luigi, ho detto amichevolmente Gigi Pirandello, seduta e abbandonata. 3, 2, 1! Thank you.
Beh, forse... forse tu hai creduto quelle voci. Allora non mi resta altro che andare. Questo paese non ha più nulla per me. Ho perso tutto, ho perso l'amore, ho perso l'onore. Addio, Orsolina. Addio. Abbi cura di te. Orsolina. Che c'è, zio, che c'è? Posso entrare? Quello che io so di te è ben diverso da quello che sanno gli altri. Ti credono una sarta, posso dire. Zia, cosa dici adesso? Dico che so che tu sei vista con un altro uomo. Una volta, e ha insistito così tanto, ed erano così dolci le sue parole, una volta sola. Dolci parole di un uomo, stanno facendo soffrire un altro uomo, e tutto il paese ti crede innocente. La mia bambina, ma allora è stato qui, vi siete chiariti? Che c'è? Che c'è? Non voglio più vedere Gianni, non voglio più vedere nessuno. Ho imbrogliato tutti. Come hai imbrogliato tutti? Tu che ci fai qui? Niente. Che succede? Ti hai imbrogliato? Forse è meglio che me ne vada, vero Orsolina? No. E che tu ti sbrighi questa faccenda da sola. Con la tua coscienza. La tua coscienza? Gianni! Sciagurata! Mamma! Ma... mamma! Ma come? Sì! Mi hanno riempito la testa di parole dolci, di promesse, di parole d'amore. Non ce l'ho fatta. Come sindaco di questo paese? È mio dovere mandarli via. Le donne di questo paese vanno rispettate. Tutto il paese è qui. L'esilio. L'esilio. Vattene. Vattene fuori. Quella povera ragazza. Orsolina. Tradita così. Sì. Ma... vai. Credete pure quello che volete. Vai. Vattene. C'è qualcuno che ha qualcosa da dire? Ah sì? Sì. Cos'hai? Dillo! Io? Sei tradita, ti amo! Scusi. È tardi! No! Sono stato esiliato. No! Addio! Sindaco! Addio! No, addio! È addio! È detta. L'ordinanza